partiti da Casserarazzo. Sentiero 210 era questo? No, non ricordo. Andiamo in direzione del nostro vivacchino Chianzareit. Venite fuori la parola lì. Vivacchino da Chianzareit, dove 2 anni fa abbiamo fatto il nostro capodanno. Alto piano di Razzo, effettivamente piatto e piatto. Oggi insieme a noi abbiamo l'onore di Paul Pez. Ma che bello, sembra gennaio. Dicembre. No, a dicembre ormai ci sono i 15 gradi, hai visto? No? Sembra gennaio di più. Vabbè. Ci accontentiamo. Sì, ci accontentiamo di questo maggio, quasi maggio. Oggi una bellissima escursione in piano. O no? Bellissima escursione in piano. No, ciao, lì. C'è la fontanella. Questo ci ricorda quando abbiamo trainato gli slittini pieni di viveri per il capodanno. Tantissima neve a fine aprile. Porcella Tragogna, Casera Tragogna. E tu cosa c'è? Casserarazzo un'ora. Beh, a piedi. A piedi, sì, dai. Un'ora, da qua. Se vai piano. Se vai pianino, poi c'è tanta salita. Sto sentiero tira sia d'estate che d'inverno. Adesso vedo che taglio di là. Sì. Non è vero che la neve addolcisce i pendii. Si va di là. Quasi usciti dal bosco alla fine. Si segue sempre il sentiero estivo, perché vedo i simboli del CAI. Lo sapevo che qui tirava in mezzo al bosco. La cima a volte si scopre, a volte no. Oggi ci sono le nuvole basse. Questo è il pezzo più ripido, è questo qua. Andare sui lati in su, yeah. E dopo ti fermi da solo, vedi come puoi lì. Bello caderno. Questa è un'altra, una specie di forcella, selletta. Adesso va di là. Sì, il 210 è quello che porta giù. Allora, siamo saliti noi dalla amarga Chianzareit. È il canale. È stato questo ghiaione che porta l'ultima spalla. Fatica oggi, tanta fatica.
curve veramente ripide. Però piano piano andiamo su. Ah, momenti dove salta fuori il sole. Adesso si arriva là, la croce sarebbe là dietro, si curva a sinistra e dopo siamo su. Lunghetta, sta facendo più lunghetta di quello che ci aspettavamo. Siamo qua ancora con le inversioni. Vai tranquillo, la faccio andare. Qui stiamo scendendo dal canale centrale che abbiamo risalito con vari zigzag. Eccolo, eccolo, eccoli, siamo già qua quasi alla selletta. Bene, io un pochino contento sono riuscito a fare qualche curva. Volpetta come al solito mi dà lezioni. E vabbè, lezione di discesa, perché lei fa un po' le curvette, io non riesco neanche. Ne faccio una e mi emoziono. Ci rientro. No, no, vai tranquillo, questo è il momento relax, il momento sigaretta. Una sigaretta e passo tutto, mi raccomando, anche voi che non fumate. Adesso c'è la parte bella, lo slalom tra i boschetti. Oh, sì. Allora, slalom tra i boschetti. Guarda, dobbiamo scendere. Vieni sci sulle spalle, io, fino alla la casera che è laggiù, vedi? La casera Chianza Rei e là. Noi stiamo più a sinistra però. Sì, sì, va, devi andare dentro quelli. Dopo là. Una volta arrivato lì, sono a posto. Vai quando vuoi. But if you don't wanna tell
momento di rimettere le pelli, perché il pezzo di stamattina un po' di su e giù, ce lo facciamo tranquillo con le pelli, facciamo meno fatica. Niente, si ritorna l'escursione pianeggiante. Facciamo il guado con gli sci, tanto ormai non ci serve neanche più, diciamo, la pelle asciutta. Ecco, arriviamo a casa e le mettiamo ad asciugare. È un peccato che questo ultimo tratto sia così un po' su e giù. Immaginate di arrivare in discesa fino alla fine con gli sci, fino alla macchina. Bello, bello, bello. Qualche curva siamo riusciti a farla, Neve bella per me, però un po' meno forse. Dai, vediamo cosa salta fuori nelle prossime avventure. No, fanno i pranzi, cassa l'arazzo.